Ciao a tutti gli amici di TreRunning.it, oggi parliamo della ASICS Nova Blast, una scarpa che rompe decisamente con gli schemi tipici del marchio giapponese, presentandosi come un modello che promette di essere molto ammortizzante, una scarpa che sembra appartenere a quella categoria massima ammortizzazione, con ben 32 mm di gomma sotto il tallone. Questo potrebbe sembrare, ma lo è solo in parte, perché questa scarpa è stata fatta con una nuova mescola, il Flight Foam Blast, un materiale che è leggero ed è molto molto responsivo, direi appunto, come dice il nome, esplosivo. Una scarpa che ha un gran momento di compressione al momento dell'appoggio a terra, ma una rapidissima fase di decompressione e di rimbalzo, quindi, dell'appoggio a terra, che ti sposta nella zona anteriore, dove i 20 mm, 22 mm di gomma forniscono a loro volta un altro momento di ammortizzazione, una fase di compressione e di decompressione di spinta che ti aiuta a spingerti in avanti. Abbiamo quindi una scarpa che non è tanto ammortizzante nel senso di rendere comodo, soffice l'impatto a terra, che avviene in maniera molto facile grazie anche a questo sbalzo pronunciato che aiuta la fase di appoggio, ma non abbiamo un cuscino sotto al tallone. Qui abbiamo una molla, qui abbiamo una bomba che vuole esplodere, che ti porta in avanti, dove abbiamo un altro momento esplosivo che ti spinge veramente via. Una scarpa che ti porta veramente facilmente in fase di accelerazione, in fase di corsa veloce, quasi senza fatica. Una scarpa che ti spinge in avanti, anche se non sei un atleta top runner. Certo, non è una scarpa di quelle in carbonio che permettono grandissime prestazioni sui 3 minuti al chilometro, ma questa è capace di spingere, di aiutare a spingere anche atleti meno forti a raggiungere i 3,30, il che è una cosa molto molto apprezzabile se un corridore vuole imparare a correre più veloce, ad allungare il passo, ad alzare le ginocchia e sentire i talloni battere al culo. Questa scarpa riesce a farvi fare tutto questo, riesce a farvelo fare con una discreta comodità. Una scarpa che ha una tomaia con un tessuto Jaguar mesh molto traspirante, veste molto bene il piede e ti dà anche un discreto spazio intorno e sopra le dita, ben fasciante e comoda nella zona del contrafforte tallonare, riesce a chiudere molto bene e stabilmente il piede, quindi ariosa, stabile. Una scarpa che è molto leggera, stiamo parlando di 270 grammi, ma al piede sembra ancora più leggera nonostante le dimensioni possano far sembrare di no. Una scarpa che consiglio quindi a corridori già evoluti, che vogliono percorrere in maniera divertente e veloce distanze sui 10-15 km, anche comodamente. Si può andare anche più lenti, naturalmente un passo lento sui 5-5,30 deve essere comunque un passo leggero, perché si andrebbe a sentire come una forza che ti contrasta quasi la lentezza. Questa scarpa non vuole andare lenta, questa scarpa vuole esplodere sotto i vostri piedi. ASICS Nova Blast.